Salve a tutti gente e benvenuti nel regno videoludico di Valfair Games. Prima dell'Hyperion questo posto Mordecai? Sempre una merda, ma non era così male. Ok, mi fai fare la intro? Stavo dicendo, salve a tutti gente e benvenuti nel regno videoludico di Valfair Games. Io sono Valfair, il signore dei giochi, e bentornati su Borderlands 2. Allora ragazzi, ebbene sì, Roland è morto. Molti eroi stanno morendo. E questa guerra contro Jack il Bello sta diventando sempre più sanguinosa. Sempre più odiosa, sempre più odio sta colmando il nostro cuore nei suoi confronti. Ma nonostante tutto noi non ci arrendiamo. Siamo arrivati qui a Iridium Blight, ragazzi, perché dobbiamo trovare informazioni su dove si trova il guerriero della cripta. Perché se troviamo lui, troviamo Lilith per salvarla. E se troviamo Lilith, troviamo direttamente Jack il Bello. Ci troveremo faccia a faccia con lui, pronti a piantargli quel proiettile proprio metaforico e anche non dritto in fronte. Se questi cacchio di bullimong rocciosi ce la finiscono di rompere la ciolla, muori. È ancora uno? Ci mancava. Vabbè, io li uccido, ragazzi, non si sa mai. Ecco, lo investo pure, così mi lasciano esperienza, grazie. Allora, qui ci dovrebbe essere, a parte missioncine secondarie che non voglio fare, no, ok. Allora, dobbiamo andare da questa parte. Certo, il nostro veicolo non è proprio integro, 706 di vita, però allora da qualche parte ci deve essere un ponte o qualcosa che dobbiamo prendere per arrivare alla Hyperion Info Stockade, per capire informazioni e capire da che cacchio di parte dobbiamo andare, dove per trovare il guerriero della cripta. Eia, no, nella lava no, cortesemonde. Facciamo un bel saltone qui così. Ok, abbiamo preso pure un pochino d'esperienza. Ok, da che parte è? Ah, di qua, ok. Ah, ecco. Ok, ce l'abbiamo fatta. Rilevati intrusi. Accesso all'info stockade bloccato. Distruggi, forza. Non vuole che ci avviciniamo. Hai un piano per arrivare alla stockade? Fare esplodere roba. Ecco il mio piano. Cacciatore della cripta, vai a Sotut Cauldron. Sotut Cauldron. Ok, allora da un'altra parte praticamente. Ok, quindi a questo punto dobbiamo far saltare in aria il ponte in modo che si cali e possiamo passare, mi viene da pensare. Comunque, notare come questo posto, ragazzi, i ragazzi possono aprire la strada per l'info stockade, ma gli servirà più potenza di fuoco. Dovrai rubare degli esplosivi per loro. A chi, dove, cosa, perché li devo rubare? Spiegarlo, c'è un dettaglio in più, visto che sono esplosivi, non vorrei saltare in aria. Aia, come cacchio sono caduto, vabbè. Come stavo per dirvi, ragazzi, questa è una zona dove, come potete vedere, l'estrazione di Iridium l'ha devastata completamente. E infatti la zona è piena di fiumi di lava e tant'altro. Qui si vede proprio la distruzione causata dall'Hyperion solo per estrarre l'Iridium. Ok, allora deve essere da qualche parte. Qui, nella miniera? Ok, va bene. Allora, entriamo in questa miniera. Eccoci, allora, siamo entrati nella zona della missione. Ah, non era una miniera, va bene, ok. Avevo capito male io. Abbiamo sostituito il lanciarazzi. I Sotut tengono le bombe. Per arrivarci devi passare dalla Guano Grotto. Dovrai superare un casino di Sotut, ma diamine, non sarebbe divertente altrimenti, dico bene. Sì, però secondo me se si poteva sinceramente evitare, tanto per essere un po' più rapidi. I Slab combattono coi Sotut. Annientali. Gli hanno consegnato dozzine di cacciatori della cripta a Jack. Quando la taglia è diventata buona, uccidili tu il cacciatore. E fanno troppo danno anche a Deathtrap, mi sa. Però se vi colpisco in faccia vi faccio abbastanza male. Aia. Aia, porca miseria.
Mi devo allontanare assolutamente. Porca miseria, Death Trap, mi servi tu. Death Trap. Beccati i miei proiettili corrosivi. Anzi, beccati i miei proiettili esplosivi, visto che hai lo scudo. Annientali, Death Trap. Dammi una mano. Aia, Death Trap, porca miseria. Ok, che culo. Ci siamo salvati per culo. Death Trap, lo annienti? Ok, bravissimo Death Trap. Sono fiero di te, me l'hai eliminato. Ricarichiamo ogni cosa possibile e inimmaginabile. Specialmente questo fucile qui di precisione che lo dovrei usare. Non vedo altri banditi. Non vorrei che escano così a tradimento quando io mi avvicino, vero? Mi sa di sì. Ok, qui cosa c'è? Parlami, Angelo, mi serve un cacciatore della cripta e mi serviva ieri. Ho trovato qualcuno con un grande potenziale. Ah, lo chiamano Zero, ma nessuno conosce il suo vero nome. E... No. Il prossimo. Il guerriero misterioso non mi va. 9 volte su 10 alla fine non c'è niente di speciale. Filmato sorveglianza di Zero. Death Trap, uccidilo. Il tizio parla per altro. Ok, dai, uno in meno. Aia, porca miseria, no. No. No, morire così non si può, dai. E vabbè. Questo perché non avevamo Death Trap almeno a darci supporto. Infatti non è proprio facile, ragazzi. Ok, li stiamo massacrando tutti. Forza Death Trap. Ok. Perfetto, dai. Ah, incominciamo a essere più forti man mano che c'è. Ia! No, madonna. Ma come? Da dove? Perché? Sì, vabbè, ti devi andare a mettere giusto nel riparo lassù, tu, vero? Brutto stronzo. Neanche il tempo di dire li abbiamo eliminati tutti, ne spunta fuori uno che mi sciotta. E stavo dicendo che stiamo incominciando a diventare sempre più potenti man mano che arrivando verso il livello 24 iniziamo a sostituire le nostre armi. Infatti al 24 potremo sostituire la pistola di nuovo e il fucile da cecchino, cosa che dovremmo fare il prima possibile. Un attimino, io dovrei vedere se... Ecco, appunto, dovevo riparare, cioè ricaricare. Death Trap, annienta lì. Specialmente il Golia qui. Abbiamo troppo poco scudo, mannaggia. Death Trap, dovresti attaccare questo qui però. E Death Trap è morto già. Mannaggia, neanche il tempo. Ti discioglierò colpo dopo colpo. Porcaccia della miseria. Dai, che sta crepando. Che miseria, che resistenza che ha, livello 26 poi. Muori. Allora, ne è rimasto uno solo. Ecco, per l'appunto, la granata anche no. Death Trap. Al mio comando. Annientali.
Ok, perfetto. E abbiamo preso pure le granate. Ok, allora potremo ir avanti, sperando di non trovare altri che spuntino così come funghi, pronti a sciottarci con un colpo. Ecco, però ci sono quelli volanti, giustamente, che rompere la ciolla, quelli ci sono sempre. Aia. Ma da che parte si va? Di qua dobbiamo scendere, ok. C'è modo di fare tipo un super salto? Sì, posso accorciare direttamente da qui. Ma ci sono pure delle casse con una pistola, soldi. Quante belle cose. Qui non c'è niente, però mi è rimasto buggato con il raccogli che non c'è niente da raccogliere. Aia, aia. Porcaccia della miseria. Se vi becco. Ok, potenziamento dello scudo. Cassa con munizioni, altre munizioni. L'importante è che se ci sono nemici se ne stiano lontani, cortesemente proprio. Ok, dai. Perfetto così, perfetto. Allora, ricarichiamo un momento. Dobbiamo ricaricarci pure la vita in qualche modo. Allora, questo è carica, questo è carico. E questo siamo senza colpi, però va bene. Non mi lamento alla fin fine, dai, andiamo avanti. Ah, bene. Qualche carica Y-94 o Domo, se vuoi entrare. Tempo di sfracellare. Porca puttana. Prendi l'ascensore per arrivare dove le tengono. Uccidi il Golia, Deathtrap. Il Golia devi uccidere così. Forza, non gli faccio tanto danno con questa pistola, però è l'unica con il quale posso fargli danno costante e continuo. Porca miseria. Non lo posso nemmeno colpire in testa. Tu però potresti anche toglierti dalla ciolla, sai? Ecco, bravo. Fermo così, guarda, 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 guarda come ti pianto anche più di un proiettile in questo caso, dritto, dritto nella fronte, guarda, guarda, ti faccio l'occhio onniveggente a centro di fronte, porca miseria. Tu, via dalla ciolla cortesemente, che male non farebbe. Ok, dai che sta crepando, però c'ho gli ultimi due colpi, vabbè. Ma lo dovevo aspettare. Deathtrap, lo finisci tu? Perfetto, grazie Deathtrap. Allora, giustamente mi dovevo anche aspettare il bandito che spuntava dalla zona alta. Banditi parecchio forti. Ok, Deathtrap me li hai eliminati lì, perfetti. Allora facciamo attenzione perché qui iniziano a essere anche un po' troppi. Mannaggia. Ok, anzi, la Madonna. Aia cacchio. Porca puttana. No, 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 no. No, 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 non vi dovete azzardare, non vi dovete azzardare, azzardare. Porcaccia della miseria. Vabbè, ciao. Buonanotte. Ok, siamo arrivati in una zona già un po' più avanti. Ascensore, ok. Ah, guardate, gente. C'è un piccolo slab che cerca di usare l'ascensore. Prendetelo! Merda. Io devo pure comprare. Ecco. Merda. Che situazione. Mannaggia. Madonna. Saliamo veloce, veloce.
Porca puttana, iaia, che male che fanno. Madonna, troppo danno fanno questi qui, comandante. Troppo danno. Madonna. Veramente forti questi nemici, veramente, veramente forti. Poi armati pure di scudo. E ora questi come li affronto? Solo l'esplosivo li danneggia, visto lo scudo che si ritrovano. Aia cazzo, aia cazzo, aia cazzo, aia cazzo, aia 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 cazzo, aia aia aia, 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 via. No, per quanto? No, per quanto? No, no, no. E dai, non è possibile. Troppi danni. Ok ragazzi, per continuare dobbiamo trovare il falco di questo tizio a capo di questi banditi, quindi una specie di macchina volante, un aereo, una cosa del genere, e distruggergliela per farlo incazzare, così fa calare l'ascensore e possiamo salire. Intanto per ora è meglio che io scappi di qui, perché la situazione si sta facendo sempre più pericolosa. Dove caspita è l'uscita, cortesemente? Eccola. Deathtrap, tienimeli occupati un attimo, il tempo che io esco di qui, per favore. Ok. Merda. Madonna. Aia cazzarola. Madonna. Dai, resisti, resisti, resisti. Bummete, 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 bummete. Ciucciatemi razzi. Dicevo, ciucciatemi razzi. Questo mi riporta al passato. Questo è mio. L'ultima volta che ero qui, portavo sulle spalle Tarantina che tirava granate ai Sodut mentre io li pestavo a sangue. Dovevi vedere le loro facce. Ho ucciso molti. Ok, dai, allora. Vediamo che troviamo qui. Fammi un favore. Un po' di cose. Pensa quanto poco siano serviti a Roland il suo addestramento e la sua esperienza quando mi ha incontrato. E chiediti se riesco a uccidere il saggio leader dei Crimson Rider senza sforzo. Quanta fatica farò a uccidere un re bandito psicotico e un fottuto giochino ubriacone. Forza, Deathtrap, aiuto. Attorno al collo mi sta prosciugando. Promettimi che finirai un proiettile tanto. Promettimi che la farai pagare a Jack. Oh, te lo prometto, però prima devo arrivarci vivo. Aia cazzo. Muori, che culo. Aia cacchio. Uno in meno. Chi è il prossimo che vuole le botte? Tu. Ecco. Dicevo, un altro in meno. Allora, non è tanto facile arrivare dove dobbiamo arrivare, ecco. Mannaggia. Deathtrap, mi aiuti ad eliminarlo rapidamente? Ok. G.
gentilissimo Deathtrap, veramente veramente gentilo. Spero che non ce ne siano più cortesemente, anche perché qui ancora siamo a metà strada per arrivare a prendere questi caspita di esplosivi. Madonna, qui non c'è niente proprio. Ah no, ci sono le cassette queste con i soldi, anche un po' di iridium, che male non fa mai. Mannaggia. Oh porca puttana. Ma proprio non potete evitare, proprio non si può, vero? Non si può. Mannaggia. No, non si può. Ok, siamo arrivati nella zona della missione dove dobbiamo eliminare il falco, eccolo. Eliminiamolo. Merda. Porca puttana. Sto per scendere, tu scoprirai cosa si prova a mangiare la propria carne. Pare che tu possa prendere l'ascensore. Uccidi pure Mortar mentre sale. Sono viva. Porca puttana. Mannaggia. Miseria. Buttana. Tutte in me, tutte a me, via. No, dai, non si può. Non si può, impossibile. Troppi nemici forti, ragazzi. Troppi nemici forti. Non è stato facile arrivare fin lì. Ok, siamo arrivati pure all'ascensore. Mannaggia. Ecco, programma di registrazione ogni tanto dai capi. Oh, porca puttana. E ora come lo elimino? Ecco, se evitasse di lanciare tutte quelle granate e non ci fossero tutti questi banditi. Porcaccia della miseria. E ora non è facile affrontarlo, mannaggia. Troppo forte, ma nonostante tutto io non mi arrendo, perché eliminato lui possiamo salire con l'ascensore, prendere le bombe e andarcene di qui il più rapidamente possibile. Mannaggia, che sfida veramente, e non siamo neanche contro un boss. Sali, 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 sali. Caccia della miseria. Deathtrap, mi aiuti? Deathtrap, mi aiuti? Aia, madonna di danno che fanno con le granate quando le lancia. E poi si mette dietro al riparo lui, giustamente, così noi non lo possiamo colpire. E cadiamo pure giù. Come se non bastava morire, proprio non bastava, ragazzi, non bastava. Deve fare pure l'infame. Devo trovare il modo di metterci in qualche punto dove lo possiamo colpire e lui non ci raggiunge. Vediamo se riusciamo salendo sempre qua sopra. Dov'è finito? Ma non era qui. Oh, forse. Ah no, uccidi Mortar è opzionale. Ok, allora non lo uccidiamo e ce ne andiamo direttamente. Neanche a perderci tempo. Ok, saliamo con questo ascensore che mi sa che era un contenitore di qualche cosa di industriale trasformato in ascensore. Che figata. Ah, hanno pure una bandiera questi banditi. Bene. E la faccia se siamo in alto. Oh, eccoli. Ma prima bisogna ripulire i cieli. Elimina quei falchi. Elimina quei falchi. Io non ho falchi a disposizione che mi aiutino, però. Deathtrap, aiuto. Deathtrap, non ti puoi fare annientare così, però. Aia. Mi fai la cortesia di morire gentilmente? Così mi recupero rapidamente. Perfetto, via. Porcaccia della miseria. E ora non è facile, non è facile proprio per niente.
Un altro in meno, ok, dai. No, vabbè, tu mi hai lanciato la granata infame. No, dai, che c'è pure quello tossico. Aia. Fermo dove sei, fermo dove sei. Fatti eliminare cortesemente. No, cortesemente non si fa eliminare il maledetto. Ah, mi serve Death Trap più forte. Tanto per avere almeno un minimo di aiuto, se no è impossibile. Ah, e siamo ritornati giù, mannaggia. Vabbè, ci vediamo ragazzi non appena li avrò eliminati. Ok, abbiamo super giù eliminato tutti, rimangono solo i falchi da eliminare, siamo pure saliti di livello. E ora Death Trap teoricamente fa un po' più male, però corpo a corpo. E colpire questi nemici che volano ora non è facile. Serve Death Trap per forza. Dove cacchio sei? Mannaggia quanti sono. Oh madonna. Di male che fanno, di male. Per davvero. Death Trap mi aiuti? Ecco, grazie, colpiscimeli per favore. Quale stai colpendo? Ah, ce n'è uno da quella parte. Ma dove che non lo vedo? Oh, me ne sta colpendo uno in lontananza, Death Trap. Ecco, l'ho visto, ok. Pregatore arrivare a colpirlo. Se solo spuntassero, porca miseria, invece di starsene nascosti. Dai, porcaccia della miseria. E Death Trap se ne va. Ecco, io ora teoricamente dovrei aspettare che qui finché non si recupera, però. Aiaia. Se li elimino posso completare la missione finalmente e andarmene di qui. Maledizione. Ok, sono rimasti gli ultimi. Mannaggia, Death Trap, mi aiuti ad eliminarli? Ok. Hanno bisogno di quelle cariche per aprirti la strada nell'info stockade. Capito. Allora, collego qui il segnalatore. Qui pure. Ce ne sono le ultime due, quindi una è qui. Ecco qua. Arrivano i miei ragazzi! Ok. Ho mandato degli slab a caricare! E ne manca l'ultima. Ok, dai che qua sopra, così finalmente ce ne andiamo di qua e possiamo continuare l'avventura, che questa parte è stata veramente pesante. Slab in arrivo! Eh sì, gli slab sono dalla mia parte, soprattutto i falchi, quindi non dovrebbero ammazzarmi. Ok, dai che le casse le stanno prendendo, l'ultima rimasta. Ok. Ben fatto. Salta dal lato est della torre se vuoi tornare alla stazione di spostamento rapido nel modo più veloce e da duri che esista. Quindi dovremmo fare un salto da qui? No, non da qui, ma dall'altro lato. Da quale lato dovrei saltare esattamente? Non comprendo. Da quale lato devo provare a suicidarmi, già sapendo che non subisco danni da caduta in questo gioco? Ah, da qui, ok. Ah, Geronimo! Slab, sei appena saltato dal Buzzard Nest! Cazzo, mi rendi orgoglioso! Sì, sto crepando. Non ho subito danni da caduta, però mi stanno smitragliando con ogni cosa possibile. Dai che ce la faccio ad andarmene di qui. Forza, via, via, fuori di qui, proprio seduta stante immediatamente, via!
Oh, finalmente ce l'abbiamo fatta e abbiamo gli esplosivi per proseguire. Ma credo che ci fermiamo momentaneamente qui, ragazzi. Spero che questo video vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto, ovviamente lasciate un mi piace e lasciate pure un simpatico commento. Vi ricordo che vi invito a condividere i miei video su Facebook, Twitter e quant'altro per aiutare il canale a crescere, poter essere monetizzato e raccimolare fondi per la causa del canino. Detto questo, da Valfer Games è tutto. Alla prossima!